Allora, buonasera, buon pomeriggio. Benvenuti alla libreria Feltrinelli, che ringraziamo per ospitarci oggi e per ospitare la presentazione del libro dell'Asilo d'Oro, Linee Resistenti, di Iliano Caprari. Accanto a me ci sono Giampiero Calapà, giornalista del Fatto Quotidiano, che per mestiere ha appunto a che fare con la narrazione e il racconto delle vicende umane, che sono poi il nucleo di questo, il cuore di questo libro, per cui oggi ci aiuterà a dare un po' la misura, più che della dimensione storica, dell'attualità del contenuto del libro. E Agostino Pistarelli, storico, insegnante di storia, che noi possiamo in qualche modo considerare un coautore di questo libro, perché di questo libro ha scritto una bellissima postfazione e ci racconterà in qualche modo la ricostruzione storica del contesto delle vicende che si svolgono intorno, raccontate intorno a questo libro. Quindi, prima di lasciare la parola a loro, io volevo dire due cose su questo volume, che è bellissimo, è una bellissima costruzione editoriale, tra l'altro. E prima ancora vorrei ringraziare Floriana Pinto per le riprese che ci sta facendo e appunto raccontarvi di questo libro. Questo libro è l'ultimo arrivato, per così dire, della collana Omero, della casa editrice L'Asino d'Oro, che è una collana di narrativa, anche se deve essere detto una narrativa particolare questa, perché parliamo di un diario, e quindi colloca questo libro nella cosiddetta letteratura dell'io, cioè è una narrativa che non è una narrativa di invenzione, non è un romanzo, ma è un racconto di vita vissuta e in modo particolare direi di una porzione di vita molto importante di Iliano Caprari. Questo infatti è il diario che Iliano ha scritto durante circa 16 mesi di prigionia in un campo di lavoro tedesco, perché il 17 aprile del 1944 Iliano aveva circa 21 anni ed è tra i circa 700 uomini che sono stati vittime del rastrellamento che ebbe luogo nel quartiere del Quadraro, un quartiere non distante da dove siamo qua oggi, che furono internati nel campo di Fossoli, prima nel campo di concentramento, e poi portati nei vari campi di lavoro in Germania e in Austria. La storia della pubblicazione di questo libro è stata raccontata molto bene in un bel articolo nell'ultimo numero del settimanale Left, da Marianna Tomassini e Francesco Giannelli, con cui poi avremo modo di parlare più tardi. Però sicuramente la realizzazione di questo libro è stata possibile grazie alla generosità della famiglia Caprari e dell'impegno della figlia Manuela, che tra l'altro stasera sono qua insieme a noi, che hanno messo a disposizione il manoscritto originale, manoscritto che è stato trascritto fedelmente, non c'è stata nessuna intromissione editoriale, proprio per rispettarne una dimensione in qualche modo letteraria, perché chi legge avrà poi modo di vedere che non si tratta soltanto di un resoconto di fatti, non è soltanto un elenco quello che noi leggeremo, che avrete modo di leggere, perché in questo libro, cioè i giorni, le settimane, i mesi di cui ci parla Iliano, sono raccontati con l'idea e con la consapevolezza di dover raccontare qualcosa a qualcuno, sono raccontati nel momento in cui venivano vissuti, non è un racconto fatto a posteriori come in altri casi, questo è successo in altre case editoriali, quindi c'era una consapevolezza di voler raccontare a qualcuno, e questo lo ritroviamo nel libro in più punti, intanto quando lui avverte che tutto ciò di cui lui parla corrisponde al vero, e poi c'è un altro punto in cui lui quasi si preoccupa che chi legge si possa annoiare a leggere quello che lui scrive, perché scrive sempre le stesse cose, però le stesse cose che lui scrive sono la fame, sono il freddo, sono la fatica,
sono i rari momenti di rapporto che lui riesce a trovare con i compagni di prigionia e tante situazioni di disumanità in realtà che vive. Quindi io penso che invece una delle cose più preziose di questo libro, ed è proprio la sua dimensione letteraria, sia aver restituito questo ritmo autentico della vita di un giovane uomo che affronta un momento drammatico come può essere quello della deportazione, che appunto oltre alla fame, al freddo e anche alla lontananza dagli affetti e dai propri cari soffre uno scorrere del tempo che è alterato, perché è un tempo a cui viene privata la possibilità di prevedere un futuro diverso dal presente, da un presente pesante. Quindi c'è sicuro, e questo è restituito proprio nel modo in cui Liano ha raccontato quei giorni, e questa è la sua dimensione letteraria. Però ovviamente questo non ha solo un valore letterario, questo libro, perché è anche un importantissimo documento storico, documento di uno spaccato della storia che purtroppo, perché è un momento terribile della storia, riguarda tutta l'umanità. E permettetemi di aggiungere un'ultima cosa che io considero importante, perché io ho già detto che ci sono due voci narranti in questo libro, no? Una è il cuore, che è il diario di Liano, e poi la ricostruzione storica fatta da Agostino. Ma c'è anche un'altra voce, e questa voce la troviamo nell'introduzione scritta da Annelore Homberg, che è una psichiatra, una psicoterapeuta, e che è anche presidente dell'associazione Netford, che ha curato tra l'altro la versione italiana di una mostra molto importante dal titolo Schedati, perseguitati, sterminati, malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo, mostra ideata dalla società tedesca di psichiatria e che poi è stata presentata a Roma e ha girato molte città italiane. Ecco, la dottoressa Homberg, a partire proprio dalla sua formazione, ci dà una visione ed una lettura particolare di questa vicenda, e ci racconta non propriamente gli stessi fatti, perché non di fatti si tratta, però la stessa storia, e direi da un punto di vista piuttosto inedito, perché è il punto di vista di una donna tedesca e di un'intera generazione, figlia di coloro che hanno vissuto in prima persona gli anni della Seconda Guerra Mondiale in Germania. E lo fa interrogandosi sul passato non solo del proprio popolo e della propria gente, che per la storia in quel frangente si è costituita come oppressore, ovviamente, ma va a indagare il passato della propria storia familiare, cioè delle persone con cui ha avuto un rapporto diretto e che hanno fatto parte di quel momento della storia. È un punto di vista sicuramente meno comune rispetto ai racconti a cui siamo abituati, e che però restituisce a questo libro una completezza, forse perché ci dà l'idea anche di della complessità della vicenda storica. Perché io ho pensato che forse per me, per la mia generazione, effettivamente era facile fare l'equazione, no? Fascisti, nazisti cattivi, e noi poi non ce l'avevamo nemmeno, eravamo i buoni. Cioè è un'estrema semplificazione che secondo me ci ha illuso di facilitare, rendere più facile la comprensione di un momento storico umanamente molto difficile, e che invece però credo ci abbia impedito di arrivare a una conoscenza più profonda che ci avrebbe condotto a porci quella domanda che invece è ben esplicitata nell'introduzione, ed è una domanda che trasversale, che tutti si pongono davanti a un fatti storici così terribili, cioè come può un essere umano smettere di percepire un altro essere umano come tale, cioè come proprio simile, e poi comportarsi di conseguenza. Questa domanda, quando si legge questo libro, ci viene in testa tantissime volte, e questa domanda è la risposta che costituiscono il cuore dell'introduzione, e io credo ci permettono in qualche modo di andare oltre quello che diceva Primo Levi quando ci avvertiva che conoscere è necessario e comprendere è impossibile. Ecco, forse dobbiamo cominciare a pensare che comprendere non sia più impossibile, cioè sia necessario comprendere. Però è vero che conoscere è necessario.
cioè conosce una condizione sine qua non che ci conduce poi alla comprensione. E allora a questo punto penso che sia arrivato il momento di lasciare la parola a Agostino, che in realtà di quei fatti ci ha raccontato e ci ha parlato in modo molto chiaro all'interno di questo libro. Dunque, il libro è molto bello, non per quello che ho scritto io, è molto bello per il diario e soprattutto per l'intuizione della casa editrice, che ha fatto questa operazione, secondo me, all'altezza dei problemi dell'oggi, di cui magari poi ci parlerà lui. Nel senso che mettere l'accento sul fatto che quello che scriveva una persona in condizioni difficilissime, che scriveva per sé per esistere, ma scriveva anche per gli altri, per esistere per gli altri, con la sua prosa quotidiana molto semplice, e leggerla insieme alla prefazione che ha un'impostazione di studio dell'io completamente differente, insieme con lo sforzo che mi è stato chiesto di presentare una specie di cornice storica, dà tre prospettive su quell'epoca e su come la si possa leggere adesso. Quindi io devo sottolineare questo: l'operazione editoriale è la prima cosa da sottolineare. La seconda è che in questo percorso ho avuto la fortuna di conoscere delle persone straordinarie e lavorare in gruppo per riuscire a fare questo lavoro, e questa è la seconda grande indicazione, che forse è una specie di testimone raccolto da chi ha scritto il diario, cioè poter vedere il taccuino, conoscere le persone che lo hanno posseduto e che hanno conosciuto per la vita quotidiana gli anni, è un altro elemento, diciamo, di estremo interesse per me, perché la storia non è una disciplina astratta, se diventa una disciplina astratta diventa inutile. E quindi la fortuna che mi è stata data di conoscere le persone che sono state a contatto con chi ha scritto il diario e vedere il taccuino è una cosa che sta dentro le cose che ho potuto scrivere, perché il mio sforzo è stato quello di cercare di parlare a coloro che possono leggere adesso queste pagine senza avere in mente di quello che rappresentava il periodo, il luogo, la sofferenza di quelle persone. E da questo punto di vista le pagine del diario, prese come documento storico, come fonte, sono un elemento straordinario per far conoscere ai giovani, ai millennial, una realtà di cui magari leggere solo sui libri di testo, sui manuali o sui social renderebbe impossibile. Alcuni degli elementi che sono stati già sottolineati, che sono ricorrenti nelle pagine del diario: la fame, il freddo, i pidocchi, la sofferenza, la cattiveria, i meccanismi di autodifesa, sono elementi purtroppo vissuti da troppe persone di quella generazione e che ci aiutano a capire una cosa che non va mai dimenticata, cioè che quella vicenda non è un incidente della storia, è stato un percorso cercato, voluto da un sistema costruito sulla gerarchia razziale. E quella gerarchia razziale aveva una conseguenza diretta, che era quella dello sfruttamento delle persone che non venivano ritenute neanche uomini. E non si può separare l'aspetto ideologico del nazismo dall'aspetto economico dello sfruttamento, dall'aspetto dell'annullamento della persona. E le pagine di questo diario ci ridanno questa dimensione, ci fanno capire in che cosa è consistito quel sistema
quel sistema che poi nel nostro territorio ha prodotto tragedie che in qualche modo sono nella nostra carne come ferite, ma che non hanno ancora avuto modo di essere rielaborate nel complesso della storia del nostro paese. Nelle pagine di Anne Lore si capisce che in Germania c'è stato un grande sforzo per fare i conti col passato, non solo dei protagonisti ma delle generazioni successive. In Italia uno sforzo analogo di capire qual è la nostra responsabilità nella tragedia del XX secolo non c'è stata, e questo spiega anche perché sia così difficile trovare i diari di queste persone, le testimonianze di queste persone, e del perché alcune delle vicende, ad esempio quelle legate alla richiesta di risarcimento delle vittime civili dei nazisti, continuano fino adesso. Siamo dopo 70 anni e ancora non sono stati risolti né il quadro giuridico, né il quadro normativo, né la possibilità attraverso il risarcimento di avere il riconoscimento dell'essere state vittime di un sistema. E questo fa parte appunto forse della nostra responsabilità collettiva della storia successiva, che non ha preso quelle vicende in carico per farci i conti fino in fondo. Quelle pagine ci aiutano. L'altra cosa secondo me molto bella che viene fuori è che c'è la vicenda di un territorio, c'è la vicenda di una persona, che hanno una propria specificità, hanno una propria soggettività, e che però possono essere viste come le storie globali, le storie di comunità. Quelle pagine di Iliano sono le pagine che hanno scritto, anche se non consapevolmente, centinaia di migliaia di persone. La storia del Quadraro è la storia di tutti i luoghi che si sono opposti al nazismo e al fascismo. La resistenza è questo, essenzialmente, la capacità di unire nella propria soggettività il farsi carico di un pezzo di storia che ti sta travolgendo. Quello sforzo quella generazione l'ha fatta, le generazioni che hanno avuto il loro testimone non sempre sono state all'altezza, speriamo che invece appunto la possibilità di comprendere e conoscere possa essere uno strumento di cambiamento. Dell'attualità non voglio parlare, appunto spero che possa essere poi affrontata in maniera più consapevole nell'intervento dopo il mio, ma quello che voglio cercare di far capire è che in quelle pagine si salda una persona, ma una persona che ha rifiutato di essere cancellata, di essere considerata stucca, di essere considerato un pezzo, un numero, a 25 milioni di persone che sono stati gli schiavi del nazismo. Si lega un fenomeno, il rastrellamento del Quadraro, a tutte le operazioni di sopraffazione che quel sistema ha messo in atto su tutto il continente europeo. La resistenza del Nido di Vespe, cioè di quel territorio che si è opposto con sentimento di comunità a quella sopraffazione, è la storia che ha guidato la resistenza in tutta Europa. La possibilità appunto di legare il locale con il globale, l'individuo con la comunità delle persone che hanno resistito al nazismo, e l'altro merito delle pagine del diario, perché lì si ritrovano tutte quelle cose che poi gli storici hanno cercato di ricostruire dal punto di vista dell'interpretazione. I luoghi citati, le fabbriche citate, sono quelle all'interno del sistema del nazismo. Quei luoghi sono i luoghi della frontiera tra Francia e Germania, al centro delle contese secolari tra quei due paesi. Ci dicono tante cose lette appunto come strumenti per capire la storia del Novecento, ma anche la nostra storia. E se noi appunto abbiamo il coraggio, perché secondo me serve il coraggio, di immedesimarsi
nella persona che stava scrivendo quelle cose e che descriveva quella sofferenza, ma anche quella grandissima capacità di resistenza, allora possiamo leggere quello che è successo nel passato con un'altra prospettiva. E questo forse penso che è quello che dobbiamo a Eliana. Queste parole sul libro che effettivamente nel contributo che lui scrive poi c'è anche una ricostruzione quantitativa, ci dà delle indicazioni di numeri che però soltanto poi leggendo la storia di una persona si riesce a forse cogliere un po' lo spessore di quello che c'è dietro quei numeri, perché è difficile pensare a 25 milioni di persone che pesano quasi quanto una, no? Conto la storia di una che è quella che leggiamo nel libro. E adesso io invece passerei la parola a Giampiero che ci aiuterà in qualche modo a capire quanto questo libro uscito adesso può essere per noi importante per capire qualcosa di oggi, del nostro oggi. Grazie, ma è importante perché è una storia particolare, appunto legata a un territorio particolare, peraltro ha il merito anche di portare all'attenzione dei lettori, dell'opinione pubblica, il ricordo, il racconto del rastrellamento del Quadralo, che rispetto a, diciamo, alle tante vicende, ai tanti episodi di quel periodo della Seconda Guerra Mondiale, non è in realtà così tanto raccontato. È una vicenda senza dubbio straordinaria, un piccolo tassello in una grande storia che ci sembra trascorso tanto tempo, ma nelle dinamiche, diciamo, della storia con la S maiuscola, 70 anni sono un poco meno che l'altro ieri, quindi sono storie che ci riguardano ancora tantissimo e che hanno senza dubbio un ritorno su quello che succede sull'oggi, su quello che succede oggi. Infatti il pensare che queste storie si possano dimenticare rende merito a chi ha idee come quella della casa editrice, di chi ha della famiglia di Ano e di chi ha pensato fare di questo diario un libro, è senza dubbio un'idea che merita un plauso. Detto questo, perché è importante appunto non perdere la memoria di questi episodi? È importante perché sono episodi che appunto ci riguardano da vicino e che in qualche modo ci sorprendono, almeno mi sorprendono fortemente rispetto al lavoro che faccio, quello di giornalista, quando poi mi ritrovo a dover affrontare certe situazioni, diciamo, di stretta attualità. Ecco, io ieri mattina ero a Torre Maura, dove c'era questa manifestazione, diciamo questa manifestazione che voleva in qualche modo opporsi al razzismo espresso dai fatti di qualche giorno, di qualche ora prima, quando, come sapete, il trasferimento di 70 persone di etnia rom, romeni e bosniaci, ha causato una feroce protesta da parte in realtà di un piccolo numero di cittadini, di persone, tra cui oltretutto anche dei pregiudicati per fatti abbastanza spiacevoli, diciamo, per usare un eufemismo, e oltretutto aizzati in qualche modo anche da un'organizzazione politica
certamente minoritaria, ma pericolosa, perché fa riferimento in qualche modo, si autodefiniscono fascisti del terzo millennio, quindi diciamo vantandosi anche di riallacciare la loro storia a quella che è stata in qualche modo la storia delle persone che hanno causato i problemi di Iliano e di tanti altri. Ecco, insomma, io ieri ero là, posso dirvi, la manifestazione è stata molto partecipata, non è stata a mio modo di vedere un grandissimo successo, perché mancava, non possiamo nascondercelo, mancava Torre Maura. Questo non vuol dire che i cittadini di Torre Maura sono razzisti, vuol dire che sicuramente insomma, si sente parlare del problema delle periferie da almeno 20 anni, le periferie da recuperare, insomma, questa sensibilità verso le zone periferiche della città ha creato una controcultura che credo che da almeno 20 anni in qualche modo ci racconta delle cose. Ecco, Torre Maura è senza dubbio una delle tante periferie dimenticate del nostro paese, della nostra capitale. Solo 4 anni fa venivano fatti analoghi, quelli di Tor Sapienza, non so se vi ricordate. Ecco, ieri c'era la sensazione che mancasse il quartiere, è stata una bella risposta, ma sembrava un pochino di conoscersi tutti, c'era la sensazione che mancasse un pezzo. Questo, come dicevo, non vuol dire che gli abitanti di Torre Maura sono razzisti, ma vuol dire che lì c'è un problema. C'è un problema sicuramente di conoscenza storica, di cultura, c'è un problema anche meramente amministrativo di chi si occupa della città, perché è chiaro che se tu non crei un percorso e che se dalla mattina alla sera in territori che comunque sono bombe sociali operi con operazioni di questo tipo, puoi effettivamente creare, diciamo, un malcontento non giustificabile, perché non è giustificabile in alcun modo pestare il pane, il cibo che viene portato, diciamo, a queste 70 persone che devono essere accolte. Poi anche, appunto, anche i numeri sono importanti. Simone, questo ragazzo di 15 anni che è diventato improvvisamente celebre a livello nazionale, forse anche di più, lo diceva chiaramente: 70 persone non cambiano la mia vita in un contesto di quartiere che ha delle difficoltà che ci sono prima dell'arrivo di queste 70 persone e ci saranno sicuramente dopo la permanenza di queste 70 persone in questo quartiere. I numeri sono importanti, perché le persone di etnia rom in questo momento a Roma sono 6.559, pari allo 0,23% della popolazione residente. Ora, io appunto capisco che in alcune situazioni di bombe sociali possa rappresentare un problema dalla mattina alla sera portare delle persone che si portano dietro inevitabili pregiudizi, ma allo stesso tempo non si può non tener conto di quelle che sono le proporzioni reali del problema. E in questo cosa agisce? In questo agisce l'attività appunto di gruppi come quello di Casa Pound, che ieri stava nei pressi della stessa manifestazione a fare un altro sit-in. Erano, devo dire, proprio pochi, un manipolo, una cinquantina di persone, forse anche meno, attorno a Luca Morsella, che è già stato, che è uno dei loro liderini, dei loro dirigenti, è già stato candidato a presidente del municipio di Ostia in passato, e che, ironia della sorte, ha sempre rivendicato vantandosene, diciamo, l'amicizia e le fotografie che lo ritraggono vicino a esponenti del clan Spada. Avete presente, non a caso utilizzo la parola clan, avete presente Roberto Spada? Ecco, ci sono diverse foto di Morsella a Ostia con Roberto Spada, che poi è adesso
in detenzione, in carcere, con una condanna a 6 anni, con l'aggravante del metodo mafioso per la famosa testata al mio collega di Rai 2. Ecco, questo è il quadro che, appunto, da cui ero partito per dire che dovrebbe stupire in qualche modo, no? Che nella città che può vantare il nido di vespe del Quadraro, assistere a Luca Morsella che ieri, a pochi metri dalla manifestazione, diciamo, antirazzista, aizzava i suoi con un contorno ovviamente di saluti romani che ci riporta a questo, che ci riporta ai giorni bui di Liano Caprari, ai giorni bui di quegli anni 30 e 40 nel paese, e che non dobbiamo per in alcun modo, in nessun momento dimenticare di sforzarci di raccontare, come si è sforzato chi si è occupato della pubblicazione di questo libro assolutamente prezioso. Benissimo il libro, perché ascoltando le sue parole ce n'è veramente viene da chiederci, ma noi adesso, mentre si legge il libro, ci sono tante scene di Liano che vive con i suoi compagni nei paesi tedeschi, e ci racconta le reazioni delle persone che vivono in questi paesi, che sono reazioni diverse. Ci sono reazioni di accoglienza e ci sono reazioni che non sono d'accoglienza. Ecco, noi adesso conosciamo molto bene quelle reazioni che non sono d'accoglienza, quindi non siamo più in quella equazione facile che abbiamo fatto per anni, perché anche noi sappiamo cosa significa, abbiamo visto noi qui oggi ora cosa significa non accogliere le persone. E allora per questo a maggior ragione è importante comprendere, e è importante comprendere anche che cosa, come hanno fatto, cioè quale era la reazione di coloro che invece tanti anni fa hanno vissuto l'offesa e la violenza da parte dell'occupazione nazifascista. Io a questo punto non perderei un'occasione che abbiamo qui stasera, perché insieme a noi c'è una persona che quel 17 aprile del 44 era una bambina quando i 700 uomini vennero portati via, e vorrei che ci raccontasse che cosa si ricorda di quei giorni, e soprattutto cosa si ricorda dei giorni anche dopo, cosa è accaduto dopo, perché poi il Quadraro è rimasto per molto tempo senza 700 persone, appunto. E appunto chiederei alla signora Wanda Prosperi se ci racconta qualcosa. Buonasera. Sera. Allora, io innanzitutto volevo fare una premessa, che i signori hanno detto sono 70 anni, bensì sono 75 anni, precisi. La mia storia comincia proprio il giorno 17 aprile del 44. Io quella mattina mi stavo alzando per andare a scuola, e siccome io la mattina ero abituata che mi affacciavo sempre a una finestra che dava sulla Mazzini, che era un ospedale, un sanatorio, quella mattina come ho aperto la finestra, perché mi piaceva guardare il viale che era pieno di fiori, era una cosa che facevo tutte le mattine, come fosse stata, non lo so, per me una passione infinita, ecco. Quella mattina, fatalità, mi sono affacciata e ho visto tutti questi tedeschi messi con i mitra puntati a distanza, ma meno di un metro l'uno dall'altro, meno, 50 centimetri saranno stati. In poche parole, mi sono girata per andare a dire a mia madre: mamma, vieni a vedere che c'è in finestra. Non ho fatto in tempo,
perché nel frattempo hanno bussato alla porta. E bussando alla porta sono arrivati i tedeschi che cercavano mio padre. Mio padre, la prima cosa che hanno detto, dove essere uomini? Uomini si intendevano dai 16 ai 55 anni. Mio padre in quel momento usciva dal bagno. In casa mia erano tre gli uomini, perché erano due fratelli e mio padre. Noi eravamo sei figli, quattro femmine e due maschi. Allora, il più grande c'aveva 9 anni all'epoca, dei maschi, e il più piccolo 4 anni. Dunque uomini era solo mio padre. L'hanno preso e se lo sono portato via. Io poi, piano piano, appresso a mia madre, perché tutte e sei siamo andate appresso a mia madre a vedere, perché noi abitavamo in un villino che era molto, come posso dire, un centinaio di metri alla strada, perché c'era un viale lungo, siccome da noi era una grande coltivazione dei fiori. E per arrivare alla strada ci voleva un po'. Siamo andati appresso a mamma e io ho visto mio padre spingere sui cani con la baionetta dietro le spalle. L'hanno spinto sopra il camion. Poi come parlate del presso, diciamo il proseguimento di questa storia? Il proseguimento è stato triste, perché mia madre con sei figli si è dovuta rimboccare le maniche e è dovuta andare a lavorare. Perché questo è brutto di tutto questo disastro che hanno fatto. Che alle donne che sono rimaste sole all'epoca, non ci ha pensato nessuno. Nessuno si è curato di dire, ma vediamo un po' queste donne che fine hanno fatto. Come si sono comportate? Come hanno vissuto? Non ci ha pensato nessuno. E mia madre purtroppo con sei ragazzini piccoli, mia sorella la più grande aveva 15 anni, mia sorella ci ha fatto da mamma. E mia madre faceva da uomo e da donna, perché doveva portare il pane a casa. Perciò questa è tutta la storia. Voi non avevate notizie ovviamente da... Allora, mia madre qualche notizia la sapeva tramite Croce Rossa, perché all'epoca erano solo Croce Rossa, non c'erano altre vie di comunicazione. Quindi quello che succedeva a queste persone che erano portate via, voi lo sapevate attraverso... Tramite la Croce Rossa, ma le notizie arrivavano proprio molto distanti. Anche da leggendo il diario si capisce bene. Certo, che, certo, è così la realtà. Cioè, il pensiero c'era, ma la comunicazione era difficile. Ma poi la storia di questi uomini che sono stati portati via è che loro, il primo recapito da prigionieri l'hanno fatta a Cinecittà. Poi da Cinecittà sono stati trasportati a Grotta Rossa. Da Grotta Rossa l'hanno trasferiti a Terni, perché queste cose noi le abbiamo sapute dopo, che non sapevamo nemmeno che a Terni esistesse un campo, diciamo, di concentramento. Addirittura sono stati a Firenze, io l'ho saputo 2 anni fa, che sono stati fermi a Firenze. Da Firenze sono andati a Carpi. A Carpi, quando sono arrivati, i furbi tedeschi che hanno fatto? Hanno messo i suoi camion dove c'era scritto mano d'opera volontaria per la Germania. Anche la gente del posto l'ha presa di tutto di più, finocchi, broccoli, pomodori, quello che c'avevano gli tiravano. E invece non era vero niente. Da lì l'hanno portato al campo dei Fossoli. Io sono stata al campo dei Fossoli e vi dico pure qual era la baracca di mio padre, perché io mi sono informata. 826. Adesso il campo dei Fossoli è tutto sterminato, c'è solo una costruzione nuova che hanno fatto, dove c'è fatta la mostra quasi tutto dei libri di Primo Levi. Senta, le faccio adesso un'altra domanda che ho già fatto poi alla signora Manuela prima, ma al ritorno noi abbiamo adesso dei documenti, abbiamo questo diario, ci sono poi altri documenti di chi è tornato, ma come erano c'erano i racconti? Come erano i racconti? Vi hanno raccontato che cosa? Io posso soltanto dire che mio padre con noi bambini non ha mai parlato di niente. Non ci ha fatto mai capire quello che aveva passato. E mia madre era lo stesso, perché all'epoca i genitori non parlavano con i figli a raccontare queste cose, ha capito? Questo è quello che raccontano tutti, nel senso, per questo è così, così importanti le domande. Era la verità, perché all'epoca era così, noi figli eravamo tenuti all'oscuro, io perché sono stata sempre una un po' sveltina che apprendevo di qua e di là, ecco perché mi ritrovo sta memoria così.
non è che me la sono inventata, eh. È tutta opera, tutta opera. Sua testimonianza e anche questi documenti che ci ritroviamo, proprio perché il racconto è stato difficile, cioè per questo lei è così preziosa che ce lo racconta oralmente, perché i racconti, quello che noi abbiamo, sono soprattutto ma anzi gli posso raccontare scritte. Un episodio prima, precedente, antecedente, diciamo, certo, della strillamento la sera prima, noi però dovrebbe farlo con microfono più vicino, sì, purtroppo non sono abituata, mi dovete scusare, ma in poche parole, noi il giorno prima, siccome mia madre non è, era, essendo molisana, molto brava nel cucinare, la padrona di un negozio d'alimentari dove noi andavamo a fare la spesa gli aveva chiesto se cortesemente gli andava a dare una mano a cucinare, che gli sposava una nipote. Questo matrimonio è avvenuto a Tor Fiscale, che non era proprio vicino al Quadraro, rimaneva più sull'Appia che sulla Tuscolana. In poche parole, mia madre, loro gli hanno detto venga con tutta la famiglia, si porti pure i figli, il marito, e infatti noi siamo andati tutti lì. Mio padre all'epoca c'aveva i cantieri, perché lui faceva l'imbianchino e c'aveva gli operai sotto di sé. Quella sera loro non ci volevano far tornare a casa, ci hanno detto fermatevi qui, lunedì andate con comodo, andate a casa. Mio padre no, devo tornare a casa perché c'ho gli operai che mi aspettano e cose. Forse il destino tante volte è strano, perché se noi ci eravamo fermati lì non era successo niente, e invece purtroppo è una stupidaggine, ecco, l'ho voluta raccontare, tanto mi fa capire a volte come sono le cose. Io ringrazio la signora Prosperi, che veramente è stata una testimonianza molto molto preziosa. No, grazie importante a voi per avermi ascoltato. È stato molto piacere. Allora, a questo punto io vorrei, siccome mi viene, cioè mi piace ricordare sempre una vignetta di Bauro, che poi io ogni volta il 25 aprile la riposto sempre, dove c'è un bambino che chiede al nonno partigiano, no? come va a finire questa storia della resistenza, e il nonno gli risponde non finisce la resistenza, perché in effetti è importante continuare a cercare di capire, di comprendere come resistere a queste dimensioni di disumanità. E credo che ci siano tanti modi per farlo, e sicuramente il Quadraro ha una storia importante di resistenza, e ha una storia anche di tante iniziative che continuano ad esserci. So che una iniziativa che è nata da qualche anno proprio al Quadraro si chiama appunto Quadracoro, ed è una realtà che ha un legame molto stretto con la nascita di questo libro e con la mantenimento della memoria. Quindi vorrei chiedere al maestro Francesco Giannelli se ci racconta come è nato, qual è insomma la realtà di questo Quadracoro. Grazie Alessia, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Quadracoro è una realtà che è nata nell'ottobre del 2015, eravamo in circa 15 persone, così, e invece negli anni così, siamo cresciuti tanto, adesso vi renderete conto di quanto siamo cresciuti, siamo diventati anche un'associazione, ed è un coro che accoglie, condivide la gioia, lo studio della musica anche per persone che magari nella loro vita non l'avevano mai fatto. Io insieme alla nostra, l'altra direttrice del coro, che è la maestra Sabrina De Carlo, che adesso ascolterete, ci accompagnerà al pianoforte, e abbiamo appunto cercato di favorire questo studio, questa ricerca della musica eseguita insieme, canto corale, che dà a questo coro la passione che loro mettono, l'impegno che loro mettono, è proprio la condivisione di questa gioia di cantare. Nel nostro repertorio noi pensiamo sempre
a cercare di tenere sempre in mente e di portare avanti questa nostra appartenenza e questa testimonianza proprio della storia, della memoria che ci riguarda sia nel nostro studio che nel nostro repertorio, nel nostro progetto di studio. E per noi è importante l'umano e i suoi diritti. E ecco, stanno arrivando le 15 che eravamo, appunto, vi dicevo. Maestra Sabrina De Carlo, pianoforte. Avremo anche altri musicisti che presenterò. Volevo soltanto dire che, perché Quadracoro è importante anche per questo passaggio di memoria, come hanno detto sia Agostino che Alessia che Giampiero, e che voglio ringraziare veramente tanto, con questa la realizzazione del libro, che una sera lo dico brevemente, a dicembre del 2017 era una grande festa del coro, c'era tutto il coro, ma c'erano anche i parenti, gli amici, immaginate insomma quanti potevamo essere nella Biblioteca Culturale Cittadini del Mondo. E Mauro Puliani, che è un nostro carissimo amico, viene da me e da Marianna Tommasini, che è la presidente del coro, dove sta? Dell'associazione, eccola qua, Marianna. E viene da Marianna e dice: guarda, io ho il diario di Iliano Caprari che mi ha dato Manuela, eccola qui. E niente, allora Marianna viene subito da me: Francesco, c'è il diario, è una cosa incredibile, bellissima, e Manuela voleva pubblicarlo. E io non ci ho pensato un attimo, ho chiamato Rossana Cecchi e gli ho detto: Rossana, guarda, abbiamo una cosa bella, vorrei fartela vedere. Rossana l'ha letta, l'ha fatta vedere a Matteo Fago, a Lorenzo Fagioli, e loro l'hanno condivisa subito, ed ecco qui che è nata tutta questa storia. E noi ci siamo visti la prima volta per parlare del libro il 5 aprile del 2018. Oggi è il 7, cioè è passato un anno. In un anno noi siamo riusciti a uscire fuori. E devo dire grazie, oltre a Rossana chiaramente, anche alle ragazze, alle giovani donne dell'Asino d'Oro, Olimpia, veramente bravi, eccezionali, Valentina, Valeria e Claudia, che... Insieme a noi hanno condotto questa macchina, è partita la macchina. Vi dicevo, quel giorno, il 5 aprile, ci siamo visti, eravamo tutto con Rossana, con Manuela, con Mauro, io, Marianna, abbiamo conosciuto Agostino, che poi ha scritto quella bellissima postazione. E da lì è nato tutto. Allora, il primo brano che ascolterete è un brano in cui io ho scritto la musica. E l'ho presa da una poesia... Insomma, ho scritto la musica su una poesia di Aldo Poeta, che è stato anche lui un quadrarolo, un quadrarolo doc, e parla del rastrellamento, infatti si intitola 17 aprile 1944. Grazie. Thank you.
un nome e un piano. Ci aveva quella iena del capoloro, Kappler, era maledetto. Un torne malvalfish, operazione balena. Adesso canterete insieme a noi. Ci sarebbero presentati altri musicisti, oltre alla nostra Sabrina De Carlo, che ringrazio ancora per il concorso. Chitarrista Carlo Zaghi, thank you.
Allora, con Carlo Zaghi si uniscono Luigi Iucci al basso. E Vincenzo Sterpini alla chitarra. Febbricitante, ma c'è. E questo è un omaggio che voglio fare personalmente a noi. A noi nel senso di noi. Vorrei fare una cosa a Sofia. Ah, bellissimo. A tutte e quattro le ragazze che sono state bellissime. Yeah.
Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, e ci vedremo presto. Io però volevo fare ancora dei ringraziamenti, volevo ringraziare ancora Alessia Barbagli, Agostino Bustarelli, eccolo già, Giampiero Calabà, Elisabetta che ci ha dato anche un grandissimo aiuto, Giancarlo Palese, il direttore, ringraziamo perché ci ha supportato, noi siamo venuti, abbiamo invaso questa libreria, Rossana Valentina Grevego. Volevo ringraziare Floriana Pinto, le riprese, Gianni Badalatti, dove sta facendo le fotografie, gira, eccolo lì, grazie Gianni per le fotografie. E Sabina De Carlo, Vincenzo Stampini, Carlo Zaghi, Luigi Iucci, Quadracoro. Se volete vi dico uno per uno, ma potete dire la sciapella, va bene, noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie a tutti, grazie a questo bellissimo libro dell'Asino d'Oro. Grazie, mio grande, grazie. Che ci è venuto a trovare.
Allora, sì, sì, libereremo il palco perché Agostino Pizzarelli sarà qui per firmare le copie del libro. Poi se volete potete salire qui e farvi le firmare. Grazie a tutti.